Beh, devo andare. Oh, abbiamo l'onore e il piacere di presentarvi Martina Smera. Un applauso! Ciao Marti. Scusaci. Per bene. Ciao Marti. Tutto bene? Bene. Benissimo, quando ti vedo, lo sai. Fammi servire. Grazie. Perché? Non mi piace più. Scusa che... Oh, Baro. Eccoci. Comportati bene, per favore, Moro. Uomini. Allora, come stai Martina? Tutto bene? Bene, dai, da un po' che non ci vediamo. No, no. Ma sempre questo sguardo che è sempre difficile da resistere. Vabbè, come sai, vabbè, Boro mi ha chiamato oggi pomeriggio e mi fa: vi conoscete? Sì. Visto, sapevo. Vi siete conosciuti? Sì. In discoteca? Sì. Dove? Perché al Tocqueville? No. No. Peggio ancora, vai. Vai, dove siete conosciuti, vai. Mi sa l'Hollywood. Siamo lì lì, posso dire, È sbagliato. No, no, comunque, Marti, ti spiego un attimino. C'è Boro che mi ha chiamato oggi pomeriggio e mi fa: guarda, io non posso venire da te. E gli faccio: guarda che c'è Martina. Allora vengo subito che voglio... Cioè, no, non è vero. Lascia stare. Sì, dove volete che andiamo? Alexi, fai te. Perché lasciamo... No, ma adesso ti ripori il telefono e prendo. No, 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 facciamo un sub-goal, non è che faccio... Cioè, sappiamo dove andare, facciamo un sub-goal. Però è un po' figo. Sì, scendiamo con la chat, vediamo con la chat cosa si può fare. Posso figo? Sì. Chat, che posto volete? Leggiamo. Varboro. No, siamo te. Martino, occhio con le gambe, eh? Sì. Faccia le mutande? Ti lascerò il dubbio. Oh, guarda, io col dubbio ci rimango, ma il mio lavoro... C'è le mutande? No, non ce le ho. Ehi. Tu cosa dici? Un posto caldo. Caldo, eh beh. Palermo? Palermo. No. Sì, facciamo gli spendere i soldi un po' a rosso, dai. Bene. Vero, portaci in qualche posto bello, però. Esatto. Come fare? Io faccio un sub goal, non è che vado così a gratis, ragazzi. Mi conosco loro due. Cioè, guarda che sono carita. Cioè, quando... Cioè, più poi... Cioè, di più... Cioè, non è che posso andare al McDonald's con Martina. Cioè, devo portarla... Capito? No? Cioè, devo portarti... È la tua fidanzata che gli dici? Vado a lavorare. Povera donna. Amore. Virginia, dimmi. Un'idea sgravata mi è venuta in mente. Cosa? Mi è venuta in, cioè, non è che mi è venuta, me l'hanno chiesta. Poi chiedo io. Cioè, io faccio solo cioè, capito? Da persona di mezzo. Cioè? Mi hanno proposto un trisom con te. Io te. Vabbè, Martina, me l'alti. Va bene. Vamos! Fratello, grazie, era grande. Però sei vera, particolarmente attenta. Ok. Molto molto attenta. Ma colore delle mutande, per sapere? Nere, quei brillantini. Cosa? Ok. Vai un pochino più sotto, Martina. Perché ho un po' paura del mio lavoro oggi. Ma non per altro. No, solo per questo, per nient'altro, ragazzi. Vabbè, e niente, viaggio. Mi spiace. Perché niente viaggio? Voglio andare in Afghanistan. Perché, infatti, niente, voglio andare in viaggio. Ma mamma è in Grecia? Malta è a Malta, bro. Sì. Bella questa. Grazie, ragazzi, bro. È uno stato Malta, bro. Sì. Lo sappia. Cioè, se è Malta, non è in Grecia. Malta è in Grecia? Sì. Malta non è uno... Ma sei scemo? Sì. Malta è uno stato. Sì, infatti, volevo dire il contrario, scusatemi. Raga, schiacciate tipo... Però anche quella sarebbe divertente, anche Amsterdam. Però posso dire? È vero. No, che l'ho letto. Ma bella Amsterdam, eh? Possiamo fare il sondaggio tra Malta e Amsterdam adesso? Bella Amsterdam. Insomma, è andata Amsterdam. Andare alle Maldive, bro. Allora, no, se faccio io le scelte. Però voglio dire... No, voglio dirti il andiamo al mar, dai. Cioè, non per voglio dirti il sì. Ma cioè, tu la sera ti evolvi come quella notte là in cui ci siamo beccati? Anche peggio a volte. Perfetto. Dipende come tu sai, come ci siamo conosciuti lei? Lei che viene da me mi tocca il capo. Vabbè. È lui? E lui era sconvolto, tipo, cioè, sì, era impaurito. Ma era ancora vergine quando era successo? Sì. Ah, ok. Vabbè, sei stato un po' irruente, rimorso. Vabbè, ciao, piacere, toccata di casa. Ah, vabbè, gestito, dai. mi sembra un po' gestito solo per quello, non per altro. Come si chiama l'aeroporto delle Maldive? Vale, credo. Bravo. Come? Vale. Male. Mm-hmm. Ma mi stai guardando il... No, me l'hai appena visto. Hai detto. Quindi sondaggio, ragazzi, tra Amsterdam e Malta, gentilmente, per favore.
Dove andiamo? Malta, Amsterdam, Maldive non ci sono, Boro. Io direi Malta. Raga, ma Amsterdam, Malta c'è il mare. Martina in costume, Amsterdam, no? Dai, no. Certo. Ma non c'ho troppi soldi, cioè non ho i soldi di te. Muore, dai, ma no. Tu hai preso un jet? No, mai. Questa sarebbe la prima volta. La mia prima volta di qualcosa. La prima volta sarebbe la follia. Sta cosa del jet. Ma c'è il jet privato incluso nel viaggio? Mi sverci un attimino, sono andato in no, non ti sverci. Dimmi Alex, scusa. Se ne mezzo il jet? Devo alzare il prezzo poi delle sub. No, io ho visto 20.000 tipo. Ma sì, però quello hai visto quello da 10 poi. Jet privato brutto brutto. Per Malta. Si sì, stanno quello con col motore con le eliche. Però tu un jet privato, ok? No, ti devi mandare la mail, ti fanno il preventivo e ti arriverà tra un bel po'. Allora, vediamo, io conosco un mio amico che lo chiamo in diretta, fermi. Ti guida un jet, e mo glielo chiedo. Veramente? Aspetta che chiamo in diretta il jet privato. Ok, facciamo entrare anche l'altro ospite. C'è proprio lui, Francesco. Cosa? Francesco. Francesco che? Fubbe. Dov'è? Non hai visto il Fubbe? No. Oh, Fubbe! Ma che dici? Ehi, Fubbe! Vabbè! Ma che faccia c'hai, bro? Ma sconvolto, stavo... No. Scusa, Francesco. Ciao, ragazzi. Ma di qua, sempre a cam! Oddio. Buonasera! Ciao, le porto subito una sedia. Grazie. Prego, vai, Fubbe. Molto bene, molto bene. Poi quando ti vedo ancora meglio. Grazie. No, dovevi dire anche tu. Ok, Fubbe. Fubbe, inizia a fare... se ci senti. Se ci non senti. Lo pensi? Sì, dai. Anche okay. Se ciò facessi un po' così. Se ci senti. Un po' arrabbiare. No, ma fallo più tipo... Oggi mi perché sono un po' stanco. Siamo stati in tour ieri. Corrosso. Mi siete divertiti? Ok, adesso... Posso dirti? Sì. Parla un attimino normale, parla un attimino normale. Usa un tuono, usa un tuono molto colto, deve essere molto colto. Adesso. Continua, prendi la mano, ma dal nulla, così mentre state parlando e guarda negli occhi. Posso vedere l'altra? No, no, prendi la mano proprio. Mettetevi mano nella mano. Forse quello che è nel piede. Non è la mano che devo parlare. Ma chat, non scrivete faccio... certe cose. Leggi la chat, lei. Okay. No, prendi la mano. La mano appena la tira fuori, alza bello in bacio. Parlo bene nel micro. No, ora ti sento. Dov'è il tatuaggio? Posso? Sì. Vuoi togliere? Okay, senza posso. Fai un bacio. Bacialo. Senza... Bel piedino. Dai, piedino. Ma hai detto il tatuaggio? Ma tu abiti a Milano? No, adesso no, vi sto tornando a sport. La mano. Mi piace tanto Milano, mi annoio. Dove vivi? Ora tra la Sardegna, vivo a Milano, vivo da una mia amica, da Naomi, quando vengo. Naomi, De Crescenzo? E poi vabbè, sto girando tanto, non vivo da nessuna parte. Oh, Fubbe, se ci senti, fai è bene, bro. Come no? Sto bevendo un mattino. Sì. Stiamo chillando, stiamo parlando. Ma sei sicuro che sei bene? No. Un po' sicuro. Sì? Non so. Perché? Fubbe, mi senti ora? Mi serve una roba. No, sei tu. O sei scemo Fubbe, tu, bro. Se mi senti, inizia a fare video. Orgasmo. Allora, scemo io, eh? Secondo me sì, eh? Orgasmo, Fubbe. Vabbè, ma non avrei messo l'acqua. Scusa, cioè, lui è il mio stilista, cioè lui fa il cantante, okay. Ma in realtà ti distavo un po'. Sì, cioè io lo pago per fare lo stilista a me. Sì, Alexi. Vabbè, anche il tuo mi è piaciuto comunque. Non dirmi così, però. Parla tantissimo. Perché? E toccati con me. Emozionare. Inizia a parlare tantissimo, toccati con me. Ma mi piace. Comunque me lo dice una ragazza che io comunque cioè, io ti ho pensato tante volte nella mia vita. Cioè tu fai parte della mia vita senza averne mai preso parte. Orgasmo e toccati che insieme. Sei. No, tu. Guarda sicuramente. No, Fubbe. Tirami troppo perché poi mi... No, occhio Fubbe. Fubbe. Fai mannare gli occhi. Ma perché tu sotto hai delle mutande? Sì, ce l'ho. Sei sicura di averlo o mi stai dicendo una bugia? Però guarda negli occhi di lì, ma che bella porca. Vuoi farmi vedere le mutande? Sì. No, aspetta, occhio, mandalo sotto che si vede tutto, no, bravo. No, okay. Vedere peggio, no, ce li ho. Ok, fermo un attimo, prendila e guardala negli occhi, ma girale proprio la testa, dille, ma questa bella porca.
Fai fu bene. Chi è? Che c'è, amore? Aiuto. Perché mi vedi così? Vai, vai. Shh. Bravo. Senti, volevo guardarti, volevo vedere cosa si prova a vedere. Come ti sei trovato col Fubio, scusa, prima? Boh, mi ha detto cose strane. Tipo? Mi ha detto, ma sei innamorata urla, di me. Urla, fammi la sega, brutta forza. Fammi la sega, brutta forza. Sì. Ma perché fai così? C'ho il Vision Pro che mi clicca e mi partono gli ali. Sincero, fallo real, bro, dai, sotto la devo vederlo per farlo, Devo farlo così, cioè... Sì, da me, da come mi vedi. Aspetta che mi alzo. Ma allora, chiedi se puoi scuracciarla. Secondo me se fosse una bambina che ha commesso comunque tipo tua figlia. C'è sostanza. C'è sostanza. Ma no, allora secondo me non sta proprio, non stai sulle dimensioni proprio la Rocco Siffredi, ok, però accettabile. Era la massaggiatrice Rosso degli outsider. Ok, Dimmi, se ti metta pecora quando lo facciamo puoi urlare per me. Dai, Rosso, non lo spento, no, piccolo elfo. Un po', dai. Un po' cheap, allora, come... Che ti prende, amore? Dai, non sono lo spento, piccolo elfo. Perché stai facendo così? Basta! Ma apriti! Che fai? Non questo, devi dirle, ma se ti metto, posso metterti a pecora così quando ti prego, mi dici, dai Rosso, non lo sento, piccolo R. Mi diresti queste robe? No, finché. E secondo te sono un dominatore, sono un dominatore o un sottomesso? Tu mi sei un sottomesso. Piccolo elfo. Rosso, prendi la tua faccia e cominci a plasmarla nell'orecchio. Perché fai così? Del piccolo elfo? Perché mi piace, mi fa scherzare. Non ti piace uno scherzo da te? Orgasmare nell'orecchio. No, raga, non sto assistendo perché sto scrivendo. Io ho cose da dire a Rosso. Pensavo ti citasse. No, ma devi tipo prenderle la faccia con la mano, ma però orgasmarle nell'orecchio come se fosse una roba sensuale. Lo sai che stare con te mi fa un certo effetto? Tu non ho capito? Ma... perché mi fai così? E c'è il Vision Pro. Aspetta, 3. Vabbè, dai. E tu quanto? Cosa? Ma vabbè, amore, io... un pugno. Un pugno? Aspetta un attimo. Un pugno? Cioè, tu puoi... ma non ho ancora provato il pugno. Proverò. Fatti leccare il collo. Fatti leccare il collo. Sì, no, scusa. E io non toccarti mentre la faccio. No, ma ci sta, no, aspetta. Aspetta, c'è il telefono di là. Allora, ti spiego. Stavamo facendo un piccolo gioco e lui si è rifiutato per dei motivi interni. Quali sono? No, ma perché dite? Non l'hai detto questa roba. Ci sentite in live, Fede? Cioè, eravamo in live. Sì, non solamente il 2. Perché io sono una certa persona, però non posso fare queste cose che fai tu, una vita. Non fare questo. Martina, non mettere il dito in bocca se mi parli. Non devi farlo. Potresti rifarlo? Com'è che hai fatto? Come farai? Dai, ti prego, te l'ho chiesto anch'io, dai, però. Sì, te lo do tutto. Grazie. Ah, ora fa il simpatico, capito? Quando ci siamo noi fa il simpatico, quando iniziamo a dire le cose, tu devi dire. Vabbè, comunque, cos'è che bisogna dire, Boro? Boro, vai, chiedi scusa. Scusa. Ci fa un tiro? Un tiro. Guarda quel porco! Guarda quel porco! No, sono già bene, sono già bene. Ciao, Martino, lo sei. Io. Vai. È più BB o Red. Yo baby K. Sono qua con Martina Smeraldi. Leccami le panco fossi smeraldo. Slurp. Non hai capito che mi lecca le è una figlia di maci. Sì, ma se tu mi interrompi mentre vado, no, ma lascia di più. Ti piaceva l'inizio? O troppo? Mi piaceva. Ma no, le sporche. È vero. Piace le cose un po'. Facciamo. Mi piace solo duro. Come ci scandalizziamo? Ok. Ho perso flusso dentro al van. Martina Nunda dentro al bar.
Non hai capito, sono tutto sporco. Sei bella bella tutta sporca. Sei bella bella tutta sporca. Ti chiamo a letto, ti chiamo porca. Ti chiamo a letto, sei tutta sporca. C'hai la faccia piena di... sei una porca. Cosa? Ti piaceva? Se me ne la tua, dai. È blanco? Martina, l'altro giorno sei andata via. Com'è? Mi hai chiamata, stavi andando solamente via. Andata via? No, no, no. Ti guardavo mentre andavi via. E perché andava via? L'avevo scopata male. E Martina, tu... posso dire? Sei sempre lì. Orgasmavi in faccia mentre guardavo le te. Orgasmavi in faccia mentre guardavo le te. Orgasmavi in faccia. Guardavo le te. Orgasmavi in faccia. Oh, non toccarmi seno mentre sono a 90. Hai capito che la capra non è sotto ma 90. Esco sempre quando non ti vedo, sono crazy. La tua tipa lesi, la tua tipa crazy. Quasi 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 la tocco dietro. Tutto davanti. Occhio. Uno qua, uno di là. Ma squadra, eh? Morco zio, che sniper, oh. Chi è che gioca con me? È partito un fast shot. Come sente il mix se lo tengo così, Alexi? Ah, servono due mix. E come presento io? No, no, non prendi niente. Gioco. Rubami la notte. Giusto. Bellissimo. No, bro, ma fa... Boh. Ma metti canzoni vecchie, bro. Vai. Quando la notte ti scappa tra le mani. E se ancora, e sono eterni. Vabbè, dimmi. Tutta Milano. Ma sì, no, 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 no. La coda del diavolo, Charlie, fammi un pochino. Spegnerle, bro. Ma ci siamo? Fra quintale, fra? No! Niente. Passa da me che fumiamo un po'. Capito? Ah, io ho capito. Ok, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Hai sì? Vai, dimmi. E loro? E... hanno forzato? Sì, A! No, ho sbagliato. A, sì! No. No, infatti ho sbagliato. Ah, no. Ciao. No, non è per una canzone. Non è per una canzone, non è quello. Bevi cante. Ah, mani dietro. Allora, Martina non sei, tanti. Come fare, sì? Velocità, bravo. A chi è? Aspetta, che ha fatto un po'. Aspetta un paio per aprire. Aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta. Allora, è Fasma, non è per sentirmi vivo, ma è... No, non vale, sta leggendo, no, sta leggendo. No, 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 giura, la vuole... Gira, 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 gira. Sta parlando come due, fra. Bro, gira. Per sentirmi vivo. È sbagliato. Vai, occhio, calma. Oh! Non potete, non potete, non potete. Ma non possiamo più dirla. Vabbè, dai. 3 ansia, no. Parla, no. Parlami. Sì. Dirlo, cioè, a caso. Però sì, parla, gli dato due parole, devo parlare. Non dire di più. Siamo, siamo andati per voi sempre, vai. Giro. Bro, sto aspettando dei messaggi su WhatsApp, bro. Mi sta barando di brutto, fa. Stop! Qual è il color? Su ragazzi contro ragazzi, come si chiama la canzone? Un ragazzo e una ragazza. Aspetta, aspetta. Un ragazzo. No, incontro una ragazza. Un ragazzo e una ragazza. Può essere un ragazzo e una ragazza. Una ragazza. Un ragazzo e una ragazza? Giusto. Vamos! Disco Paradise. Giusto. 4 te per loro. Wow! E tu non ne sei mezzo. La mia, dai, fra, devi indovinare tu. Come, ma no, non lo voglio. Ma non è per mia mamma? Non è per mia mamma? Ma devo dirla io davvero? Sì, no? Sì, puoi dirla, puoi dirla. Posso dirla? Certo, certo. G. Giusto?
Di che pensate? Grande, dai, sì, sei forte, oh! Pilotato. Nostra, bro. Guarda, c'è scritto qua, 35, mia. E quindi? E quindi è nostra, bro. Abbiamo vinto. No, il titolo. 35. Ah, 35. Giusto. 5-4, vai. Eh sì, ho dovuto rifare... è l'ultimo. Sì. Zigzag di Rover. Giusto. Luca, pezzi di... Ok, ha messo tipo Discovery, Don Pero e tutte le canzoni affiliate a Don Pero ci sono qui ormai. Ok, che tristi, tatuaggi, cicatrici. Quell'ultima? Fortuna. Io voglio morire. Fortuna? Giusto. Mamma, scusa te, 2 secondi, ha azzeccato, 6-5. Certo. Vai. Baby Gang. Ho sbagliato? Vai. Dillo, spara. Solo la trampa, metto. Aspetta. All'inizio sembrava tutto. C'è la 5. C'è la 4, com'è che si chiama? Sbagliato. Vai. Il player che ce l'ascoltiamo per bene. All'inizio mi sembrava tutto. Ah no, questo mi sembra. C'è la Mike. È il Capo Plaza. Quella di Plaza. La vista? Aspetta. No, provo. Plaza, forse si riconosce che c'è Plaza, che ne dici? Posso dirti? Magari Perk. Io so tipo il titolo adesso. Lo dice Perk nella canzone? No. Raga, non lo so. Io non ascolto. Mi sembra che ha fatto uscire prima di... dell'ultima. Beh, Martina la sa, la spara. Ma Martina, tu che cazzo li ascolti? Martina mi guarda sulle palle. Pochi italiane, pochi. Tu lo ascolti? Mi piace la techno, cioè. Mi piace la techno. Ballo sì. No, non ascolto io, zio. Quello uscito prima da coppa passata. Spara uno. Tre. Nato per questo, Giusto. Basta. Tutti frate, va bene, papà. L'ha letto. Ma cosa ha letto? L'ha letto. Non è... Regina del blocco. Nostro! Otto, fondamentale! Dai, bravo! 8-6! Vai. Non so, bello. Questo è simile. Gali. Paura dell'ira a Milano. Giusto. Paura dell'ira a Milano. Ce l'ascolto quando non so i tipi. Male dietro. Ce l'abbiamo già dietro. Fube dietro. Però sto qui, è più difficile non prendere la testa di Martino. Oddio! In zona. No, ho sbagliato. No. Non è ormai ho usato. No, potevo ascoltarla. Vai, dimmi. In zona. No, non andiamo. Si chiama tipo... Mimmi. Come si chiama? Martina, però pure tu mi aspettavo qualcosa. Ma io tu ti ricordi cosa che sei fatto nella vita, Martina? Che cose? Tipo? Milli. No. Nato per questo. No. Io? GTA. Per finita la musica. Vai, è su Zero, non è Respond! Scusami, se ci dà. Vai. Ah, c'è replay di là. È molto difficile. Poi devi mettere canzoni vecchie. Sono d'accordo, robe da Shazam. Queste robe nuove, bro. Cioè. Io sono d'accordo. Ma chi è 16? Ah, vero? Sì, amico. Poi capito, fra le uscite da una settimana. 9, 10. 9, 16, 10. No, 9, 9. 9, 6, 9, 9, 9. Voglio un match point. Vado? 16, 16. No, ma però no. Quanto fa secondo c'è un volo da Milano a Malta? Come 10, regà? Quello piccolo, il tuo, quello piccolo. Senza parole. Giusto. Sì. No. Che ho capito perché. Oui. Sì, ma ho capito, posso dire? Dal cuore. Ma non sei adesso, tu di Sì, comunque se andiamo sulle vecchie, ragazzi, 15-0 a tutti.